da soli. Nuovo gruppo nasce, ufficialmente viene presentato oggi, tributo ad Adriano Celentano. Ritroviamo un personaggio che già abbiamo conosciuto ormai da anni, ma lo ritroviamo veramente con grande simpatia. Geniale sicuro. Ciao, saluto tutti gli spettatori di Biella e volevo appunto comunicare a voi, ai cittadini di Biella, scusate per la velocità che come parlo, che è nato un nuovo gruppo che si chiama Tributo Adriano Celentano. Senti, questo è un progetto praticamente, va al di là, una band che avvia un percorso che diventa veramente un progetto però. Sì, un progetto molto, molto serio. E appunto con questo gruppo che è nato, ma soprattutto perché io vorrei insieme al mio gruppo primo divertimento e poi soprattutto cantare i brani famosi di Adriano Celentano, visto che me la cavo un po' a fare Celentano. Tu hai detto, insomma, io ho cominciato tanti anni fa, ma il mio sogno è cantare, e quindi oggi, insomma, voglio veramente questo. Io, come ti ho detto, voglio cantare tantissimo. Come ben sai, ho iniziato da piccolino, la mia prima esibizione a Che bella voce hai, a Pollone. Ho fatto tanti concorsi, ma tanti, però sai che nei concorsi si canta una o due canzoni. Invece adesso con il gruppo c'è la possibilità quindi di sfogarmi, proprio di cantare e far sentire al pubblico la capacità che ho veramente come cantante. Ci sarà ovviamente i tuoi fans già che aspettano il primo concerto. I fans di Celentano, io penso, ma sicuramente ci sono dappertutto. Chi mi conosce, penso sicuramente verrà a vedermi e a vedere il gruppo. E canteremo assieme tutte le canzoni più belle di Adriano Celentano, tutti i suoi successi. E spero che mi dia l'assessore Gagino la possibilità di esibirmi appunto a Biella o Biella Estate, di esibirmi e appunto cantare i brani di Celentano. Vuoi un po' spiegarci come è nato questo progetto? Insomma, ti è venuto in mente e poi cosa hai fatto? Allora, io come ti ho detto prima nella conferenza stampa, questo progetto ne ho parlato con Luigi Apicella del ristorante La Lucciola. Ho chiesto un consiglio a Luigi Apicella perché, ripeto, canto da tantissimi anni e visto che la gente mi vedeva come Adriano Celentano, ho detto: ci sono dei gruppi in giro, Tributo Ligabue, Tributo Vasco Rossi, se lo fanno loro, perché anche io non potrei appunto esibirmi portando appunto brani di Adriano Celentano. Ho chiesto consigli a Luigi Apicella, poi ho conosciuto il batterista del mio gruppo, ne ho parlato anche con Marco Polizzi, che è il batterista, e quindi ho detto: troviamo un nome a questo gruppo, e appunto Tributo Adriano Celentano. Se cantano anche dei gruppi, senza offesa per nessuno, che non voglio essere presuntuoso, però io mi sento di avere delle capacità e voglio farle vedere al pubblico, quindi questo starà a loro poi giudicare se ho delle capacità, quindi perché non farlo? Ed ecco che è nato appunto Tributo Adriano Celentano. Allora, Marco Polizzi, batteria, ognuno di loro di fatto arriva da un'esperienza importante a livello musicale. Sì, ho un'esperienza trentennale, perché io nasco batterista e percussionista, poi la passione musicale mi ha spinto ad imparare a suonare altri strumenti come le tastiere, poi sono arrangiatore, sono tecnico di campionamento in studio digitale e analogico, poi drum machine, tutto quello che concerne comunque l'arrangiamento musicale, e poi comunque è vero che sono magari la persona giusta nel posto sbagliato e quindi non ho potuto farcela. Poi lo studio dove lavoravo a Varese ha chiuso i battenti e quindi poi sono rimasto a piedi e tento di cavarmelo un po' con la musica dal vivo, però è un mondo difficile, come diceva una canzone un po' di tempo fa. Però è un mondo anche che nel momento che ti entra nel sangue difficilmente riesci a farlo uscire. Sì, la musica è come una passione, come un vulcano, ce l'hai sotto pelle, si sente, e anche quando meno te lo aspetti ti chiama e devi assolutamente rispondere, è un istinto quasi animale, quasi naturale. Sì, sì, assolutamente sì, primordiale, è il termine giusto per la musica. Senti, ma questo progetto tu ti aspetti tanto?
Sì, mi aspetto tanto perché è scaturito dalla mente di Geniale, ecco perché mi aspetto tanto, perché so il valore di Geniale e ho accettato anche perché so il valore appunto di Geniale, quindi ho accettato senza remore, senza pensarci su. Conosco Geniale, so quello che ha fatto e so quanto vale e ha detto assolutamente qui io devo collaborare, devo esserci, assolutamente sì. Alla chitarra chi? Rocco. Ma Rocco Monteleone, giusto? Anch'io, diciamo, esperienza da quando ero piccolo che suonavo la chitarra, ma sta passione che ho coltivato nel tempo, poi c'è stato un calo di 3 anni, poi diciamo ultimamente ho conosciuto Marco che mi ha parlato di questo progetto qua di Celentano, anche se l'ho sempre ascoltato ma non è che l'ho mai, diciamo, suonato a livello come stiamo facendo ora. E diciamo che è stato un modo anche per me per conoscere bene le canzoni di Celentano e medesimarmi in questo. Sì. Penso che sia un bel progetto, vi aspettiamo numerosi. E ancora andiamo a conoscere un'altra chitarra, vero? Io sono Willy, alla chitarra ritmica. Ho avuto diverse esperienze musicali, però io suonavo proprio rock and roll anni 50, rockabilly, e poi mi è stato proposto, insomma, di inserirmi in questo progetto. Dico, perché no? Dico, proviamo, sicuramente andrà bene, ecco, tutto lì. Mi sembrano veramente tutti positivi, poi intervistiamo anche l'ultimo arrivato, ma mi sembrano veramente molto propositivi. Ma forse sono stato io, è merito mio, perché ci crede tantissimo. Io ci credo tanto, per quello che non voglio più pensare al futuro, cioè voglio pensare al presente. E quindi questo forse con Marco, con Rocco, con William e con Marcel, ci credo tanto. E ecco, vi dico, divertiamoci e poi vediamo cosa succede. Loro sono bravi e quindi chissà cosa succederà. In 34 anni, io ho iniziato, sono 34 anni anch'io che faccio musica, ho provato, ho avuto delle esperienze positive, però purtroppo la realtà è questa, ci vogliono dei requisiti, e non è solo il talento, certo. Però bisogna crederci in quello che si fa e pensare giorno per giorno, tutto lì, e divertirsi. Marcel, al basso. Sì, basso. Senti, tu sei qua in Italia da poco? No, non è. Un poco, vero un poco. Ti piace suonare? Sì, io piace. Sì, io piace suonare basso. Ai biellesi, che cosa dici? Dai un tuo saluto. Saluto tutti i biellesi. Li aspetti ai concerti? Tu attendi le concerti, le biellesi? Sì, aspetti. Sì, aspetti che le gente vieni. Okay. Sì. Insomma, una band internazionale, geniale. Guarda, io anche con Marcel, difatti, perché c'erano degli altri elementi, e non mi pensavo, poi comunque delle persone che mi diverto anche, oltre che suonare, ma anche a parlare, a scherzare, a prenderci in giro. Difatti anche con Marcel non è tutto programmato. Quindi immaginate cosa succederà nei concerti. Prova a immaginare cosa succederà. Senti, non possiamo ancora dare una data, ma sarà vicina? Sarà imminente, sì. Io spero che sia imminente. Sicuramente prima dei primi di agosto faremo una serata. Allora, noi ci proviamo. Se qualche nostro telespettatore, magari non so perché stanno organizzando delle feste nei centri, nei paesi, vuol fare qualcosa, dice voglio io questa band. Ecco, non deve fare altro che contattare voi o me. O se no da Luigi Apicella la lucciola. Questa cosa mi ero dimenticata anche di dirla, appunto, chi mi vede e ha voglia appunto di sentire il tributo a Adriano Celentano, siamo forti, chiamateci e vedrete che vi daremo soddisfazioni, tante. In bocca al lupo. Crepi il lupo, viva la musica. Questa è la storia di uno di noi, anche venato per caso in bianco, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'è. Città
ciao.